Ben ritrovati carissimi amici nel mio canale. Mi raccomando, iscrizione al canale. Sto vedendo gli ultimi minuti, minuti di recupero nella partita Juventus-Fiorentina. Cross di Bra. Autogol, gol. Come in campionato, Cuadrado la mette dentro, grandissimo Cuadrado, però. Al di là di tutto, iscrizione al canale, campanella attiva, like e commenti. Perfetto, like e commenti per far crescere questo canale. Allora, in diretta, che stavo registrando praticamente dal 90esimo, dal 90esimo stavo registrando quello che era, insomma, una partita scialba e rimane scialba, non è che il gol fortuito, diciamo un autogol da parte della Fiorentina cambia le cose. È stata una non partita sostanzialmente. Abbiamo tirato una sola volta in porta, perché questo non era proprio un tiro, esattamente un tiro, era un cross di Cuadrado che poi, diciamo, è stato respinto in malo modo dai difensori e alla fine la palla è carambolata in rete. Sicuramente felice, molto felice per quanto riguarda il risultato, molto ma molto meno per quanto riguarda la prestazione. Non mi è piaciuta assolutamente la Juventus, non mi è piaciuto come atteggiamento, come al solito fin troppo passiva e sostanzialmente sempre in balia di quello che è il gioco avversario. Ci sono state delle prestazioni, adesso la Fiorentina ovviamente attacca, ci sono state delle prestazioni che veramente, insomma, hanno deluso tanto. Uno è stato sicuramente Kane, che si conferma, insomma, per un giocatore, insomma, non dico mediocre perché è brutto da dire, però comunque non sicuramente un giocatore da Juve, o perlomeno prima scelta Juve. Poi anche Arthur e anche, scusa, Locatelli, praticamente non mi è piaciuto assolutamente, ha sbagliato tutto, non c'era praticamente un passaggio che mi ricordi che abbia potuto, insomma, fare bene. Alla fine, tutto sommato, ci prendiamo il risultato, che adesso è ufficiale, ci prendiamo il risultato che è oro colato, perché comunque un gol a Firenze, quindi fuori casa, vale doppio. E quindi praticamente abbiamo due risultati su tre a Torino, quindi possiamo pareggiare e eventualmente vincere per passare il turno, cosa che assolutamente è preziosa. Onore alla Fiorentina che ha meritato, sinceramente, insomma, almeno il pareggio, ha fatto di più rispetto a noi. Sicuramente esce un po' con l'amaro in bocca, anche perché è la seconda volta che quest'anno viene punita negli ultimissimi minuti nel campionato ad opera di Cuadrado, e adesso anche grazie a Cuadrado, però con un autogol. Comunque, dicevamo prima, praticamente il centrocampo benino in fase di interdizione, quindi Rabiot ha recuperato un sacco di palloni, si è sbattuto, Arthur anche, però in fase di costruzione siamo sempre lì. Purtroppo, cioè, ogni qualvolta prendono palla per cercare di impostare, alla fine si ritrovano a dover dare la palla indietro. Non va bene così, assolutamente, non va assolutamente bene, bisogna migliorare su questo perché non possiamo stare in balia di quello che è il gioco dell'avversario e cercare magari lo spunto, magari come è capitato adesso, la botta di fortuna, diciamo così, e alla fine questa volta ci è andata bene, non può andarci sempre bene. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, mi raccomando, ho fatto una live reaction, diciamo, differita. E fino alla fine, sempre e solo, forza Juve!